ricordo che la tarana portava così e meno male che eravamo con la benzina dopo sotto, che sennò eravamo in un paese cadiamo. Erano in America papà e mamma quando fu il terremoto. Io con mio fratello ero qua e mia cognata, che con quelle stivali camminavano. Perché chiovia questa notte che il terremoto? Se non tutto il terremoto chiovia. Teniamo freddo perché magari chiovia faceva freddo. E io con due picciotti andiamo alla casa per pigliare una poco di legna. E andiamo a montare mezzo le fila, a boneca corrente se lavavo subito, se non mi formavo. Paura che mi sono dato tutta strada a casa, come pigliava una stregatina in terra, capito? E tutta la nottata, chiamavo padre, chiamavo la figlia, un terremoto, come madre che era, aveva paralizzato, aveva una mula e la metteva a cavallo. E io un gruppo che la tenia. E poi è passato, me l'ho cotto e si è portato all'ospedale a mia madre. Brutto momento, passiamo. E stiamo passando sempre. Era la notte del 15 gennaio di un anno che tutti ricorderanno però come l'anno della contestazione, il 1968, anzi, il 68. Nel Belice quella notte un forte terremoto butta giù centinaia e centinaia di case, sotto le quali si conteranno 400 morti. Terremoto che causerà 1000 feriti e 70.000 sfollati, una dozzina i paesi azzerati, migliaia di senza tetto. Di lì un capitolo infinito chiamato ricostruzione, che ad oggi, dopo 46 anni, non è ancora chiuso. Terremoto e ricostruzione che hanno cambiato per sempre quei luoghi e la gente del Belice. Un'Italia tutta presa nel boom economico quasi non se ne rende conto. Allora, la TV non era quella di oggi. Un giovane prete lombardo destinato a diventare anima e voce dei terremotati ricorda. Accade questo: come poter riconciliare e mettere al riparo 6.000 persone. Per cui la prima cosa da fare era andare a prendere da mangiare a Castelvetrano, portare montagne di vito e poi trovare delle tende per poterle riparare. Questa era la cosa urgente, non erano le case. Allora la baraccopoli non è come quella di adesso che sono ben attrezzate, erano tende dove non c'era la riparazione per di più in gennaio, per cui si dormiva per terra con un materasso sotto, ma per terra, ci pioveva dentro. Quindi furono mesi in cui miracolosamente non è successo nulla. E la cappella era una tenda dove ci pioveva dentro, in questa tenda. Ma l'importante per me era tenere viva la fede e la speranza. L'evento terremoto in ogni dove, nel ricordo, nella psiche, sulla pelle, lascia un segno indelebile. Ancora oggi tra gli anziani le parole, i rimandi sono precisi, come fossero ieri. E io avevo il terrore sempre del terremoto. Il terrore che di fatto ho cercato una casa primo piano. Non sono mai più andata al cinema perché avevo paura che potesse venire il terremoto e poi dentro il cinema era un luogo chiuso, un luogo ristretto e quindi sarebbe stato difficile poter uscire, poter mettersi in salvo. Mi è rimasto praticamente, e quando ci penso, uno sconvolgimento totale,
perché è una cosa che non sapevamo come gestirla, una cosa nuova. Quindi siamo stati presi alla sprovvista, non sapevamo che cosa fare, dove dirigersi, dove dirigerci, quale strada prendere. E non sapevamo come gestirlo questo fenomeno, perché è stata una cosa troppo brutta, troppo brutta. Eravamo 20 persone dentro una tenda, tutte a terra col fango che pioveva e non ci potevamo nemmeno sedere. E io avevo 3 bambini piccole, tra cui una di 7 mesi, che l'allattavo io, e io non avevo poi più il latte per lo spavento, non avevo più, la bambina non avevo che cosa darle da mangiare. Mi capitava sempre sognarlo, viverlo questo terremoto. Però ora mi capita invece che io sogno di vivere là, in quella casa, al paese vecchio. La casa come l'ho vista l'ultima volta che ci sono stata, la camera da letto con la volta crollata, e poi i mattoni che erano tutti di colore rosa, e io quella stanza con tutte le macerie messe di un lato, però i mobili messi là, e noi che torniamo ad abitare là, perché qua non lo sentiamo nostro questo paese, capisci? Il nostro paese, quando noi diciamo il nostro paese, è quello. Quel paese è Poggio Reale, storia a sé. Quasi tutti gli altri paesi colpiti dal terremoto di quel 15 gennaio 1968 furono azzerati, demoliti. Per motivi di sicurezza, si dirà, certo. Ma si andò con mano pesante, ruspe, camion. Ricostruire, ricostruire, cemento armato. A Poggio Reale no. L'allora sindaco e gli abitanti si opposero, accettarono a malincuore, solo dopo duri contrasti, di trasferirsi nel nuovo Poggio Reale, nuovo nuovo, cemento armato e fiumi. Ma la gente pretese che il vecchio paese non fosse raso al suolo. Invano, avevano dimostrato che recuperarlo, almeno in parte, era possibile e in parte conveniente. Oggi Poggio Reale lo chiamano paese fantasma e sino a pochi anni fa, prima dei crolli, era anche un set cinematografico eccezionale. Qui ci girò non a caso Giuseppe Tornatore, premio Oscar, siciliano. Mi chiamo Petralia Calogero, sono nato qua in questo paese. Avevo 18 anni circa all'epoca del terremoto, mancavano un mese a 18 anni. Ne posso dire che si stava molto bene in questo paese. Questa era la piazza dove ogni sera eravamo qua a passeggiare, diciamo, fra di noi, a passare il tempo. C'era 3 bar, diciamo, qua nel paese, quindi ci riunivamo. La gente è stata sbattuta a destra e a sinistra, perché è stata portata chi ad Alcamo, chi a Mazara del Vallo, hanno allestito una tendopoli nel campo sportivo di Alcamo, qua che è a 40 km, e si è incominciato a lavorare per le baracche. Quindi abbiamo lavorato un po' tutti, perché a quell'epoca il lavoro c'era per fare tutte queste cose presto e più, in modo diciamo urgente, perché qua si è perso tutto perché si è state lontane, ma qua si poteva benissimamente fare il paese più a toccare, e questo qua si sarebbe curato meglio, perché è un peccato aver abbandonato questo paese. Io ci tengo principalmente, a me quando mi toccano Poggio Reale Vecchio mi toccano il cuore, pertanto gli avevo detto prima che scrivo pure qualcosa sul paese vecchio, perché tanti che vengono qua la chiamano città fantasma, però io la ricordo come la mia mamma. Per tanti come me che ci sono nati, ci sono ricordi che non possono essere cancellati. Con questa bella piazza e la scalinata e questo Corso Umberto che ci facevamo una lunga passeggiata, mi ricordo io di piccolo che c'erano sempre gente al lavoro, e se guarda intorno al paese diverse piante di alloro. Sì, è sempre bello, anche così tutto diroccato, ma chi lo visita ne resta incantato. Io lo ricordo come la mia mamma, ma se è un bel ricordo e non ha certa fantasia. Paesi ricostruiti, il più delle volte a chilometri di distanza dagli antichi insediamenti, quasi tutti identici.
concepiti negli studi di architettura di Roma, di Milano, di Genova, forse qualcosa anche a Palermo, ma insomma, lontano dal Belice. Sembrano luoghi per alieni, seppure concepiti con le migliori intenzioni. Purtroppo questa realtà di Gibellina, così popolata, no? di architettura, di monumenti, cose, cioè, non si tratta di una realtà che è stata creata dalla gente, dalla storia della gente, ma è una realtà che è calata, per così dire, dal cielo. Cioè, sono arrivati per volontà soprattutto di Ludovico Corrao, che è stato sindaco di questo paese, una quantità di artisti, di uomini di cultura, anche di bella gente, insomma, no? Che si è espressa a modo suo, ma sicuramente non avendo, non condividendo con la gente più o meno niente. Qualche anno dopo il terremoto, in questa zona una delle soluzioni che lo Stato adotta per risolvere il problema degli sfollati, di gente che abitava nelle baracche tra l'altro metalliche, quindi molto, diciamo, disagevoli dal punto di vista abitativo, una delle soluzioni che lo Stato trova per risolvere il problema è quello di dare un biglietto solo andata. Attraverso questo biglietto, in teoria, si offriva un posto di lavoro all'estero. Non era sicuramente una delle soluzioni migliori che lo Stato potesse adottare. Grazie a questa soluzione, sicuramente sbagliata, oggi ci ritroviamo delle città vuote. A 40 anni da quei progetti accade che mancate o parziali analisi dei suoli dimostrino un terreno friabile sul quale si costruì, che oggi viene a franare, cede, e dunque, per evitare possibili crolli, si torna ad iniettare cemento. Dopo tanti anni al terremoto ci siamo accorti che il paese non è molto stabile nella parte periferica, per cui gli amministratori hanno ritenuto di provvedere immediatamente alla sua stabilizzazione facendo queste opere di sostegno con pali di cemento armato profondi che variano da 15 a 20 metri per trattenere l'abitato e quindi scongiurare qualsiasi pericolo di scivolamento a valle. Poco più in alto, nella nuova Poggio Reale, case vuote, ma gli abitati. Sopra passaggi chiusi, bloccati, e ancora il cemento, con carichi massicci, sempre una costante. Giù, più in basso, idem. Case abbandonate, lasciate lì, come fossero cabine di improbabili e assurdi stabilimenti balneari. Cosa domina se non il cemento? Giri di piazze, fontane in metallo, colonne in marmi, tutto irreale. E poi, implacabili i volti invece dei ragazzi siciliani del Belice a due passi da una piazza deserta, insieme a chi, ragazzo, non è più da tempo. La vita di Poggio Reale. Ah, fai presto, la fotografia mi chiama ancora la televisione che mi arrestano. Perché? Perché sono la sesto? No. Voi siete nato qui? Non. No, veramente sono nato a Castelvetrano, poi mi trasportarono qua a Poggio Reale. Veramente, una volta ci disse uno, ci disse, dire che io non nascivo a Poggio Reale. A Castelvetrano. Però ci disse, dire che io non c'era quando nascive. Lei c'era quando nascivo, perciò posso sapere. Che vita si fa adesso qua? Perché non ero nato nel Cusapo, non nascivo. Che vita si fa qua adesso? Che c'è attività? Io so che cosa faccio io qua, sono qua, mi fu fuso da carro. Pensionato? Normalissimo. No, disoccupato. Una volta lavoravo con le scienziate, l'ho fatta solo. Ma che sapere giovane, perché ognuno, uno della mia età, della sua età, sono da fare, capito? Non dava tanta problema. Poi io figlio non ce l'ho, ho fatto la cassa bene.
ognuno sa che si arrangia, giusto? Si arrangia. Non si arrangia a rubare, si arrangia nella vita, giusto? Disoccupazione e ricostruzione, miliardi di finanziamenti, ma anche il vuoto, il nulla, fatto di impotenza e assurdità, sino ad un certo punto. Questa porzione di Valle del Beli, scendendo il versante trapanese, Poggio Reale, Salaparuta, Gibellina e Santa Ninfa, è stata una pagina segnata a tratti, da un lato dall'imposizione di queste opere pubbliche, di queste abitazioni private, di tanti soldi che sono arrivati in un determinato momento storico della vita italiana, e poi dal fatto che oggi ci si ritrova ancora a parlare di ricostruzione nel Belice a più di 40 anni, diciamo, da quel terremoto, dove questi territori chiedono ancora dei soldi per completare la ricostruzione. Nel 2013 c'erano ancora dei soldi destinati in finanziaria, ma che non sono ancora arrivati ai comuni, e quindi la grande difficoltà di parlare di ricostruzione nel Belice con la spending review che interessa anche il Belice. Dire che la vicenda del terremoto del Belice è ancora aperta significa intanto dire una cosa assolutamente vera, perché sono passati 44 anni, 46 anni da quell'evento, e tuttavia ancora esiste una ferita aperta, e non è soltanto una ferita nella popolazione, in chi ricorda, in chi è andato via, in chi ha avuto delle perdite, in chi ha dovuto cambiare vita, in chi magari forse ha migliorato dopo il terremoto, ma è una ferita dei territori. È una ferita di un pezzo di Sicilia che dopo il terremoto ha avuto tante promesse che non sono state mantenute. Erano promesse di avere subito una casa, bene, c'è gente che ancora una casa non ce l'ha, erano promesse di avere una prospettiva di lavoro, erano promesse di poter, come dire, immaginare lo sviluppo legato a dei posti di lavoro stabile. Tutto questo non è assolutamente avvenuto. Perché? Perché il Belice è stato la cavia di questo Stato repubblicano, la prima grande tragedia a livello, come dire, nazionale. Se vi ricordate, le tragedie precedenti al Belice erano state il Vajont nel 62, l'alluvione di Firenze nel 66, primo grande tragedia di questa portata con un territorio così vasto il Belice, poi arriva il Friuli, poi ci fu l'Irpinia e quant'altro. Lo Stato era impreparato, si è dovuta inventare una legislazione di emergenza e si è fatta sperimentazione nel Belice. Tant'è vero che tanti degli errori che sono stati fatti con la legislazione sul Belice poi sono stati superati nelle altre realtà e mano a mano che si è affinata questa legislazione. La legislazione, le leggi, i finanziamenti. Nel 1987 il Parlamento italiano equipara la situazione del Belice con quella del terremoto del Friuli, maggio 76, e dell'Irpinia nel novembre del 1980. A conti fatti, però, in Friuli arrivarono 18 mila miliardi di vecchie lire. In Belice la somma ad oggi è pari a 3.200 miliardi di lire. Ma pure in Sicilia, causa i continui rimandi, buchi amministrativi, ritardi, rinvii, il fiume comunque di denaro non ha risolto granché. La verità è che non c'è stata mai una pianificazione. Soprattutto la verità è che i soldi che servivano a portare avanti un progetto di ricostruzione in tempi certi, che legasse case ai cittadini con opportunità di sviluppo, è avvenuto con finanziamenti contagocce. Di anno in anno i sindaci hanno dovuto fare delle battaglie, recarsi a Roma sotto le leggi finanziarie, legge di stabilità, chiedere a questo, a quel deputato, l'emendamento di turno per poter rifinanziare una legge, e piano piano ci si è anche stancati. Chi non si stancò fu, invece, la lunga mano di Cosa Nostra, la mafia del trapanese, arcaica e contadina, che non si lasciò scappare l'occasione, seppure il termine usato è quello di infiltrazioni mafiose. Erano gli anni in cui il cemento diventava sostanzialmente che cosa? Lo strumento fondamentale per l'edilizia. Se le vede, la maggior parte delle infrastrutture pubbliche che ci sono ancora qui a Gibellina, lei le vede passando, sono tutte di cemento armato, quindi è chiaro che c'era questo grande business. E beh, si sono inseriti in tanti, ci sono atti della commissione d'inchiesta del 1981 che hanno praticamente provato che c'erano state delle collusioni, c'era gente che si era arricchita, molto probabilmente anche la mafia ha avuto la sua parte nella spartizione degli appalti. Se lo Stato affidava alle imprese
facciamo per dire per 10.000 al metro quadro, no? Faccio solo un esempio, allora quella diciamo si teneva la metà e subappaltava per 5.000. Poi nello stesso tempo come dire, il subappaltante a sua volta subappaltava e la subappaltava per 2.000, no, eccetera. Alla fine chi lavorava veramente, insomma, e poi i lavori venivano fatti naturalmente a misura della spesa effettiva, non a misura delle spese che erano state programmate, insomma. Micidiale dinamica dunque, con da un lato progetti faraonici, dall'altro i signori del calcestruzzo e poi le ultime baracche per gli sfollati, demolite 38 anni dopo il sisma. E dunque opere imponenti come il Cretto, sulla vecchia Gibellina, opera dell'artista Alberto Burri, la più grande opera monumentale al mondo, una sorta di sudario sul paese distrutto, che di recente ha ottenuto ancora i fondi per essere completato. Vecchi paesi cancellati e quelli nuovi abbandonati, ti dicono gli anziani, frutto di totale incapacità progettuale. Questa invece è l'analisi oggettiva. Io nasco proprio l'anno del terremoto, quindi non è che c'ho l'esperienza del post, ma ho vissuto il piccolo cambiamento, ho vissuto ciò che succedeva in agricoltura, ho vissuto soprattutto un territorio splendido che è un territorio agricolo che fondava e che ha fondato sempre la sua economia sull'agricoltura, che si trasformava verso qualcosa di falso, qualcosa di evanescente, che era la costruzione, che era l'edilizia, l'immobiliare in un territorio agricolo. Ciò doveva già qualche anno fa dare il sospetto che qualcosa non funzionava e quindi da lì tutto il mondo dei calcestruzzi, tutto il mondo dell'edilizia che è diventato un po' sotto mira, sotto quello che poteva essere appunto l'interesse mafioso. Qui, affermano le forze dell'ordine, si muove il capo attuale di Cosa Nostra, quel Mattia Messina Denaro, abilissimo nell'agire non più con le pistole, ma nelle più neutre stanze dei professionisti in doppio petto, la cosiddetta zona grigia della finanza, degli appalti. Ma pure qui, a Castelvetrano, il paese originario del boss, si trova un volto, anzi, tantissimi volti, di una Sicilia diversa. Non vogliamo condannare nessuno, però è chiaro che se con l'associazione anti-racket ci inventiamo anche la denuncia preventiva, è come se diciamo a qualcuno che si vuole avvicinare: guarda, io la mia scelta l'ho fatta. Questa scelta, questa possibilità di poter scegliere proprio con libertà ciò che si vuole fare, ritengo che possa veramente cambiare un attimino ciò che è il futuro nostro di questo territorio. Posta lì al centro del Mediterraneo, la Sicilia, con i suoi millenni di storia, con i volti antichi della sua gente, assiste al da farsi, al ripetersi anche di storie che ritornano, con gli uomini, con le donne, che vanno e che vengono. In alcuni di questi paesi i giovani non ci sono, sono quasi scomparsi, no? Che so, Poggioreale, Sala Paruta, eccetera, no, paese di 2500 abitanti, ci saranno in ognuno dei paesi 10 giovani, insomma, le coppie giovani che facciano figli non ci sono più. Insomma, il futuro quindi di alcuni dei nostri centri è come dire l'estinzione. Siccome abbiamo anche un'immigrazione notevole dal Nord Africa, e io spero vivamente, insomma, e sono dell'idea che tutte queste case vuote debbano essere riempite da questi nuovi arrivi,
si tratta di gente che è anche, come dire, intensamente interessata a lavorare, a produrre, a creare, eccetera, quindi si può, per così dire, ringiovanire questo territorio con la presenza degli immigrati. La Sicilia è un posto dove tutte le popolazioni del Mediterraneo si sono incontrate, incrociate, eccetera, e continua. Tutto dentro, e ora che ogni tanto vengo da mucciù.